In collegamento in diretta con il laboratorio di genetica molecolare dell'Università Gabriele D'Annunzio, con la nostra Anna Di Giorgio e il professor Stupia, che vedo pronti per intervenire nel nostro TG. A voi la linea, Anna. Sì, Carmine, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori. Dicevi bene, con noi c'è il professor Liborio Stupia, che è il direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università D'Annunzio di Chieti, che insieme all'Istituto Zooprofilattico di Teramo ormai da mesi è impegnato nel sequenziamento appunto del Covid-19, appunto di questo virus che continua evidentemente a mutare. E l'ultima preoccupazione, professore, è proprio quella legata alla variante Omicron. Allora partiamo dalla prima domanda secca: c'è Omicron in Abruzzo? No, al momento Omicron non c'è, non l'abbiamo trovato noi, non l'hanno trovato, per quello che so, i colleghi delle ZS di Teramo, quindi in questo momento il territorio è monitorato in maniera molto attenta e non abbiamo nessuna evidenza che ci siano casi di Omicron. La domanda che tutti quanti si fanno ovviamente è sempre quanto i vaccini possano continuare a darci quella dote anticorpale che ci garantisce la protezione dalla malattia, non tanto neanche dal contagio, dalla contrazione dell'infezione, ma proprio dalla malattia, dai sintomi gravi e quindi dalla morte. Oggi i dati che arrivano in queste ore da Israele dicono che comunque Pfizer continua a dare una buona copertura, è così? Sì, dal punto di vista della copertura contro la malattia l'efficacia è buona. Diciamo che sicuramente, ma non solo Omicron, ma anche Delta, che è quella con cui in realtà abbiamo a che fare sul territorio adesso, riesce a infettare persone vaccinate, ma comunque sempre asintomatici, paucisintomatici, quindi fortunatamente i vaccini stanno tenendo. Quindi volevo dire assolutamente, il fatto che ci sono nuove varianti non deve scoraggiarci dal vaccinarsi, anzi, dobbiamo comunque vaccinarci, perché anche i vaccini che abbiamo a disposizione adesso ci proteggono moltissimo. Potranno essere disponibili anche eventuali vaccini proprio ad hoc per questo tipo di varianti che continuiamo in qualche modo a rincorrere, perché finché non ci sarà una copertura vaccinale, non dico totale ma quasi a livello mondiale, insomma, è possibile che continueremo a rincorrere queste varianti? Sì, la tecnologia è diventata straordinaria, quindi adesso la possibilità di adeguare un vaccino a una certa variante è una realtà inimmaginabile fino a un po' di tempo fa, ma soprattutto lo possiamo fare perché stavolta le varianti le preveniamo. Noi, quando è arrivata l'inglese, ci siamo accorti che c'era un problema sul territorio e poi abbiamo visto che era l'inglese. Invece adesso riusciamo a identificare le varianti prima che siano diventate un reale problema, quindi dando il tempo alle case farmaceutiche di costruire dei nuovi vaccini. Il problema è che il vaccino deve arrivare prima che quella variante poi sia sostituita da un'altra, altrimenti ovviamente diventa un inseguimento inutile. Professore, ma fino a quando continueremo a rincorrere appunto queste varianti? Perché all'inizio, quando il coronavirus era diventato di strettissima attualità, prima che precipitassimo con tutti e due i piedi nel caos dell'emergenza sanitaria, si diceva che il virus sarebbe mutato fino a diventare, diciamo, un semplice raffreddore che avrebbe consentito la sopravvivenza al virus, ma anche a noi che avremmo dovuto in qualche modo ospitare il virus. È ancora plausibile questa tesi e quanto tempo ci metterà davvero il virus ad attenuare la sua virulenza, insomma? Ah, la storia dell'evoluzione dei microrganismi ci dice quello, cioè che fondamentalmente alla fine il loro interesse combacia col nostro, il loro è quello di non uccidere l'ospite, il nostro di non morire. Il problema è quanto ci vorrà. Sicuramente i tempi si allungano se continuano ad avere troppe persone non vaccinate, perché i non vaccinati sono degli incubatori di varianti. Questa è la verità, e quindi sono le persone all'interno delle quali si generano delle nuove varianti che possono preoccuparci. Quando avremo una copertura vaccinale importante, non dimentichiamo che in Sudafrica era bassissima la copertura vaccinale, allora forse potremo cominciare a sperare di andare verso questo scenario che lei prospettava. Professore, tanto in questo periodo stanno facendo anche le fake news che si diffondono e attecchiscono là dove c'è poca informazione. Tra tutte le fake news che lei ha sicuramente sentito, qual è quella che lei in breve tempo in questo collegamento si sente di smentire? Ah, ce ne sarebbero tantissime, però una su tutte, e cioè che il fatto che ci siano nuove varianti dimostra che la vaccinazione non serve. Esattamente il contrario, la nuova variante si è generata in un posto dove i vaccinati sono il 24% della popolazione, quindi pochissimi. Quindi laddove non c'è vaccinazione, lì è più facile che si generino le varianti, perché le varianti si generano solo
mentre il virus infetta una persona. Quindi se il virus è fuori dal corpo umano non si possono generare varianti, perché le varianti si generano durante la replicazione, che avviene dentro il corpo umano. Quindi quante più persone abbiamo che possono essere infettate, tante più varianti dobbiamo aspettarci. Non come dice qualcuno, che in realtà è il fallimento dei vaccini. No, è la conferma che i vaccini sono utilissimi, è il fallimento dei Novax. Ed ecco perché quindi continua ad essere importante continuare a vaccinarsi. Carmine, le curiosità, insomma le domande da sottoporre al professor Liborio Stupia sarebbero davvero tantissime. Intanto diciamo anche ai telespettatori che domani il professor Stupia sarà ospite in diretta a partire dalle 21 di Paolo Castignani con Pronto Medicina Facile, quindi tante altre curiosità i telespettatori potranno sottoporle insomma alla sua attenzione anche nel corso di questa diretta. Sì, dimmi Carmine. Solo una domanda. Domanda, una curiosità, su quale percentuale di tamponi loro effettuano il tracciamento nel laboratorio rispetto a quelli che ricevono? Allora, chiedeva il direttore su quale percentuale di tamponi voi effettuate il tracciamento in laboratorio. Allora, il sequenziamento viene fatto su una parte piuttosto ridotta, perché noi adesso processiamo 1500 tamponi al giorno e quindi è ovvio che non è pensabile che si può, quindi con circa 90 positivi al giorno. È una percentuale abbastanza bassa, che dipende un pochettino anche dalle contingenze. Allora noi diciamo che se i tamponi analizzati sono nell'ordine del migliaia al giorno, quelli sequenziati sono decine a settimana, quindi questo è il rapporto. Allora quali sequenziamo? Noi abbiamo un sistema in grado di farci vedere se c'è un sospetto di Omicron, e per il momento non abbiamo avuto neanche il sospetto, quindi in questo momento stiamo sequenziando a campione random. Se dovessimo incominciare a vedere dei casi che sono sospette Omicron, sequenzieremmo in prima battuta quelle. Poi non c'è bisogno di sequenziarne tantissime, perché una volta identificato che sul territorio c'è la Omicron, poi si può monitorare anche con tecniche più rapide, più veloci del sequenziamento completo. Quindi il sequenziamento si fa su una serie di casi selezionati. Per ora però confermiamo, grazie, insomma, che non ci sono neanche sospetti di Omicron. Ad oggi no, ad oggi da noi non c'è niente. Grazie, okay, professore. Carmine, quindi grazie. Ti restituiamo la linea. Il professore ritornerà domani sera alle 21 in diretta con Paolo Castignani in Pronto Medicina Facile. Benissimo. A te la linea, Carmine. Grazie.